Una giornata di sciopero per rivendicare i propri diritti. Protagonisti del sit-in in Piazza del Popolo a Pesaro questa mattina tutte le lavoratrici e i lavoratori sottopagati del comparto cosiddetto multiservizi, rappresentati dai sindacati Filcams CGL, Fisascat CISL e UIL Trasporti UIL. Un lenzuolo addosso con su scritto invisibili per far notare che anche loro ci sono, a richiedere soprattutto il rinnovo del contratto scaduto da 7 anni. Tra i problemi anche lavori saltuari e paghe troppo basse. Sono oltre 3.000 gli addetti di questo settore nelle Marche, il 70% dei quali sono donne. Il grosso del personale è impiegato nelle pulizie e nel 2020, con l'esplosione della pandemia, alla precarietà del lavoro si sono aggiunti anche i rischi del virus. L'obiettivo della manifestazione di oggi è rivendicare, chiedere che il nostro contratto di lavoro scaduto oramai da 7 anni venga rinnovato. Pertanto in forma unitaria tutte e tre le sigle sindacali siamo presenti in piazza, CGL, CISL e UIL, a rivendicare un nostro diritto. Vogliamo anche far presente che noi ci siamo tutto l'anno 365 giorni H24. Abbiamo necessità per noi e per le nostre famiglie e per le persone care di avere un contratto nel decente a tutela di noi stessi e anche del servizio che svolgiamo per l'intera comunità, specialmente in questo determinato momento. Viviamo questa realtà che pesa tutti i giorni e pesa anche sulle nostre famiglie, perché noi ci ritroviamo a lavorare con dei contratti a tempo, non a tempo pieno. Queste persone fanno un lavoro importantissimo, perché per esempio queste persone che oggi sta qua lavorano all'interno degli ospedali e il periodo che stiamo passando lo sappiamo tutti, è un periodo purtroppo difficilissimo, e si ritrovano queste persone a fare un orario anche di 2-3 ore al giorno con uno stipendio di 5-6 euro lorde. Allora. Sono lavoratori che svolgono attività molto eterogenee, che vanno dalla pulizia di uffici, di scuole, università, alle sanificazioni degli ospedali, le case di cura. Quindi in questa emergenza pandemica l'insostenibilità della situazione, del disagio anche economico che questo lavoro comporta, perché sono lavoratori che fino all'inizio sono stati esposti a tutti i rischi dell'emergenza, è ancora più evidente. È importante in una fase come questa che l'istituzione raccolga, appoggi, condivida le istanze stamane rappresentate, perché la dignità del lavoro e la tutela del lavoro è un elemento essenziale per le lavoratrici, per i lavoratori, ma per la collettività intera.